Questa maglietta mi sta facendo sudare come un porco. Ma è bellissima, cacchio, dai, su via! E ciao a tutti, sono Dedriano99 sudato e morente con il sole che mi viene in faccia. E sono finalmente riuscito a fare un video come si deve con la webcam sta là, con la telecamera. Già il primo taglio lo facciamo. No, mi devo abituare a fare questi nuovi video perché non ci sono per niente abituato. E sì, posso finalmente annunciare la nuova grafica per la serie animata, per il cartone animato di certi tizi che fanno cose. E non sarà più stile Minecraft come vedete in questi video, ma si passa avanti un po' e avrà questo nuovo stile che francamente adoro. Certo, c'è ancora molto da correggere, per esempio i problemi nelle armature dei personaggi, le ossature, un po' qualche gomito che non è un gomito. Da adesso quindi i personaggi non avranno più lo stile di Minecraft che avete visto fino ad adesso, ma avranno questo nuovissimo stile che, diciamo, è stato molto più impegnativo e spero che vi piaccia, anzi già in molti me l'hanno criticato che insomma preferivo Minecraft, torna, disinscriviti, che cazzo ti devo dire? Tanto per farvi vedere, non per fare spoiler, però qualche scena penso di potervela fare vedere nel nuovo episodio, anche perché tra l'altro la metto sulla community di Telegram, a cui tra l'altro vi invito ad entrare, il link sta in copertina, sulla copertina non del video ma del canale, quella là, il banner. E inoltre diciamo che mi sto davvero tanto appassionando al nuovo design dei personaggi, anche perché finalmente adesso non sarà più un'animazione di Minecraft, ma sarà qualcosa di come avevo già intenzione di fare fin dall'inizio. Qualcosa più di mio, qualcosa più di i miei personaggi, le mie storie, eccetera, il mio design, eccetera. Tant'è che mi sono messo ossessivamente a fare fan art di me stesso, questa è una cosa abbastanza triste. Della mia stessa serie, di solito le fan art sono una cosa che fanno gli altri, invece io me le faccio da solo. C'è chi mi ha criticato tanto per questa cosa qua. Comunque, io ho fatto tipo delle. Oh, sto facendo di tutto e di più. Ho fatto delle sagome di cartone. Questo è Dio. Salute, Dio, ciao. Magari ci faccio anche con questi personaggi delle animazioni. Li metto davanti al murge. Non ho idea di cosa possa uscire. Poi abbiamo il mitico biondino. Il tizietto qua tenero tenero che, diciamo, un po', ecco, la testa smorta. E poi la grande eccellenza, ossia me, signori, che in più, al contrario degli altri personaggi, ho anche il codino e ci mancherebbe altro, quindi aspettatevi grandi novità, o meglio, le avete viste già dalle live da qualche mese che sto lavorando a questi personaggi nuovi e a questa ambientazione nuova, eccetera. E potrà un po' uscire anche il terzo episodio, che quindi ci sarà il cambio proprio di grafica. E sarà divertentissimo, spero di avere un po' di feedback a proposito. E oltre ai cosini di cartone, tra l'altro, ho fatto anche de delle schifezze di DAS, tipo questo crepe è veramente abbastanza scandaloso. Però vaffanculo. Quindi sì, qualcuno può pensare che sia una mia ossessione per personaggi che ho inventato io, storie che ho inventato io, un po' di feticismo, ma sì, sarebbe meno triste se cominciaste anche voi a fare qualche fan art. Ho intenzione di far partire, non so se vi ricordate il precedente concorso, quello sulle YouTube Poop. Bene, magari vediamo se questa volta parte da adesso il secondo concorso del canale, cioè il concorso delle fan art, il che non significa mi aspetto dei personaggi di cartone, ma semplicemente voglio vedervi un po' disegnare i personaggi, fare basta anche una vignetta soltanto, una battutina fra me, De Chu, fra Crepe e Dio, qualcosa di proprio simpatico, un disegnino, anche un disegnare, che ne so, E Chu con una faccia strana, o il mio personaggio diciamo, roba da 10 minuti al massimo. Qualsiasi stile vogliate adottare, che sia stile più prettamente manga o stile simpaticone, chibi, rotondo, tenero, puccioso, diciamo, adeguatevi in base alle vostre capacità. Ovviamente vi consiglio, se non sapete disegnare,
cioè uno stile abbastanza puccioso, quindi non mi venite a dire che non sapete disegnare, perché diciamo, se sapete fare una curva, un'altra curva, due cerchi e una palla al centro, e poi li sapete colorare senza uscire troppo dai bordi, forse sapete sì disegnare, forse siete umani. Altrimenti preoccupatevi un tantino se non sapete fare dei cerchi. Ma io non ho esperienze di disegno. Ma poi mi chiedo, almeno in geometria l'avrete fatta una circonferenza una volta ogni tanto, un quadratino, non... E quindi, non sapete come fare pienamente le vignette? Si parla di vignette, piccoli disegnini? Io stesso ho fatto qualche vignetta dei miei stessi personaggi di fan art, sempre oltre le cartone e il DAS, sempre roba triste, eccetera. Però penso che queste immagini qui vi possano servire d'esempio. Ovviamente non vi chiedo di farle in base a ciò che possiate pensare così belle o così brutte, diciamo a livelli diversi. Per quanto una cosa possa essere schifosa, almeno che non sia proprio indecente, va bene, non serve saper disegnare. E i premi in ballo, e i premi in ballo ci devo un po' pensare. Non vi preoccupate del fatto che magari i premi non siano all'altezza, ed è perché, voglio dire, dovete fare un disegnino, ci mettete al massimo 20 minuti per farlo, e i premi, anche visto dal precedente concorso, ho l'abitudine di farli un po' troppo grossi, e mi sa che anche questa volta sarà così. E quindi non lo so, posso riproporre sconti o sconti al 100% su prodotti nel mio negozietto, posso provare a fare qualche sconto sulle magliette, che sto vendendo anche gli accessori, quindi tante cose posso fare, posso intro, non ne ho idea, ognuno qua ha esigenze diverse, le cose che do io sono abbastanza specifiche, quindi magari partecipate e chiedete voi i premi che potreste volere, perché io veramente non mi viene nulla in mente. E quindi come partecipare? Basta che scriviate sotto al video "voglio partecipare" con il vostro ID di Telegram, il vostro nome di Telegram, affinché possa aggiungervi io poi al gruppo del concorso, e poi li discutiamo. Tutti coloro che staranno poi nella community di Telegram saranno i partecipanti. Quindi quale sarà la data di scadenza? La data di scadenza è da vedere, probabilmente il 15 luglio, il 10 luglio, perché comunque è un disegnino. E comunque avrà la durata di al massimo 2 settimane, più o meno, tenendo presente che oggi è il 26 giugno. I vostri disegni verranno quindi inseriti in top 10, 15, quel che sarà poi, anche se sicuramente ne premierò soltanto 3. E verranno comunque inseriti nel video finale del concorso, nel video dei risultati. E faremo questa cosa molto carina. Quindi vediamo di far crescere un po' la fanbase della serie animata. Chissà. No? No? Tutti i dettagli del concorso li trovate in descrizione al video. E quindi, detto questo, spero che partecipiate in tanti, così come lo siete stati, diciamo, al precedente concorso, che è andato molto bene, il precedente concorso, direi. Vi ricordo inoltre che c'è anche la community di Telegram del canale, dove ci scambiamo un po' anche qualche spoiler sui nuovi episodi, durante la lavorazione, qualche cosa così, ma comunque dove prettamente cerchiamo di discutere di anche questi cartonati schifosissimi e di tutte le cose relative al canale, ci si diverte abbastanza. La community è ad accesso libero, quindi su Telegram basta che la cerchiate con il suo nome, con questo nome, che non mi ricordo ma metterò qui sotto, grazie montaggio. E se non avete Telegram, scaricatevelo, grazie. Bene, questo era il mio primo video di questo genere e spero di farne altri di questo genere. Ditemi un po' cosa posso migliorare, perché ovviamente faccio i tentativi e poi sto sudando come un porco. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, commentate, soprattutto se volete partecipare al concorso, per carità. Ditemi se fanno schifo o tanto schifo questi cosini, se sono osceni, quanto siano osceni. Io me lo immagino, questo vi molesterà nel sonno. Quindi ricordatevi di lasciare un bel mi piace, un'iscrizione, tante iscrizioni, consigliate agli amici, fate le fan art, sgobate come dei cani. Quindi detto questo, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.